passa qui! Jude! Prendi questo! Gol! Che splendida rete! La Raymond dovrà fare attenzione! Se non vincono questa partita, allora non riusciranno ad accedere alle fasi finali del Football Frontier! E hanno permesso agli avversari di segnare proprio all'inizio! Su, coraggio! La partita è appena cominciata! Attenzione, Ember riparte all'attacco. Vi mostrerò cos'è la disperazione. Il mio obiettivo è diverso dal vostro. Da come ho cominciato, la ragione per cui gioco, tutto quanto. Mentre voi non siete altro che degli ingenui. Forza, andiamo, dai, verso la vittoria. Là c'è la gloria, noi non ci arrendiamo mai. Forza, andiamo, vieni con noi. Momento, sai di fare questa scelta, tu ci sei oppure no? Devi decidere, il destino non aspetta mai, vieni oppure no? La gloria non aspetta più e vincere vogliamo noi. Non devi temere, non avere paura di sbagliare mai. Vieni con noi! Non ti preoccupare, confida nella squadra. Non dimenticare che la squadra siamo noi. Non mollare, vieni con noi. Sì, vieni con noi. Forza, vieni dai, non scoraggiarti mai. La gloria aspetta già. Non disperare mai, forza, non mollare mai. E vincere saprai, qui con noi. Forza, andiamo dai, verso la vittoria. Là c'è la gloria, noi non ci arrendiamo. Forza andiamo, vieni con noi, conta su di noi. Forza andiamo, tutti insieme noi. Forza dai, da 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 da. La vittoria è qui, la vittoria è qui per noi. La forza della passione. Elio Temper dell'Accademia Stella sta tenendo fede al suo nome. Andiamo in campo. Elliot, comprendo l'oscurità che porti dentro. Più profonda è l'oscurità, e più luminosa sarà la luce. Wraith! Davvero non hai mai pensato di giocare solo per il puro piacere di farlo? Tu non hai alcun diritto di giudicare il mio modo di giocare a calcio! Ember passa ad Orai! Cosa? Elliot! Il mio stile e ciò che faccio non riuscirai a cambiarli, Wraith! Tu non puoi fermarmi! Ormai Ember è diventato un attaccante che sa fare affidamento sui propri compagni di squadra. Già, ho la stessa impressione. Ma oggi c'è qualcosa che non va. Non andrai oltre! Elliot! Passala a me! Accidenti! Non essere impaziente, fermati! Non sono impaziente! Wraith, ti faccio vedere io! Adesso! Pinguino supremo! Goal! Una nuova tecnica micidiale! La stella segna così la seconda rete! Non ci credo! Accidenti, non va bene! Questo è il mio stile di gioco. Cerca di divertirti finché puoi. Oggi la stella è in ottima forma. Mister, che facciamo? Lascia perdere, è troppo concentrato sul gioco. Sai già che vinceremo questa partita. Elliot, perché sei così aggressivo nei confronti di Wraith? Gli ingenui come lui, che commentano senza sapere nulla, mi danno sui nervi. Il calcio è uno sport così divertente. Il calcio è divertente. Non Su, l'ho mai coraggio, pensato ragazzi. Nemmeno avanti, per un istante. Che cosa vuoi? Ecco, tieni. Oh, questo è un mio regalo per te. Oh. Gloria, cos'hai? Vi prego di prestare attenzione. Questa è una squadra di calcio che è stata formata utilizzando il giudizio di Ares. Tutte le loro abilità individuali sono state migliorate e portate al massimo livello. Presto questi ragazzi domineranno il panorama calcistico internazionale.
fin dal giorno in cui ho scoperto quello che Ares aveva fatto a Gloria. Io schiaccerò il liceo Altalura e proverò al mondo che il giudizio di Ares sia assolutamente inutile. Questo è l'unico motivo per cui io gioco a calcio. Tira! Dai, da questa parte! Elliot! Ah, buonasera! Oh, salve! Ho pensato che ogni tanto un po' di aria fresca le faccia bene. E poi sono certo che l'aiuterà a riprendersi. A Gloria piace tanto guardare quel giardino. Vero? Ti sbagli! Non è così! Elliot, dove vai? Voi non sapete assolutamente niente di Gloria! A lei quel posto recintato non piace affatto! Quello che le piace è... la vista da quassù! Elliot, guarda! Wow! A me piace tantissimo ammirare il tramonto! Elliot, vieni subito a sposarti! Ma no, non si preoccupi! Nessuno riesce a capire! Ehi, hey, Rebecca, birra! Va bene! Ehi, Elliot, non devi portare la palla sporca in casa, mi hai capito? Nessuno capisce né i miei sentimenti né quelli di Gloria. Ehi, ciao. Vuoi giocare insieme a noi? Ti abbiamo visto, sei bravo. Andatevene. Eh? Vi ho detto di andarvene, mi avete sentito? Sì, andiamo, ragazzi. Sono tornato a essere solo. Sono tornato a essere chi ero prima di incontrare Gloria. Da tutta questa storia ho ricavato una cosa sola, ovvero la mia vendetta, il calcio! Non avrà di nuovo intenzione di giocare da solo. Sei solamente un altro ostacolo, Bright. Io distruggerò il tuo stile così ingenuo. Abbiamo preso 3 gol in pochissimo tempo. La situazione ormai pare ovvia. Di questo passo noi... Non abbiamo alcuna possibilità. Non ho ancora toccato il pallone neanche una volta. Già, nemmeno io. Avere una carta vincente è inutile se non abbiamo il tempo di usarla. Ah, maledizione. Elliot, non devi esagerare. Li stai già schiacciando a sufficienza, non infierire. Non me ne importa niente, io continuerò ad attaccare. Voglio portarli alla disperazione. Questa sembra la fine per la Raymond. Sì, vero. Spero solo che la stella non abbia sbagliato a giudicare la situazione. Accidenti! Io ti fermerò! Cosa? Così. Provate la disperazione! Non avete alcuna possibilità! Sentite la fin nelle ossa! Cosa? Ray blocca il tiro di Ember con il proprio corpo! È stato letteralmente sbalzato via! Ce l'ha fatta! Fantastico! La Raymond attualmente è in vantaggio, ma Ray recupera il pallone! Lo contrasta! E lo ferma! Stupido! Perché non hai ancora ceduto alla disperazione? Anche i tuoi compagni stanno perdendo la volontà di lottare! Stella sta dominando la partita. La Raymond deve vincere per passare il turno. Riuscirà a ribaltare la situazione? Cosa sono quelle facce? Non possiamo arrenderci proprio adesso.
Quando abbiamo lasciato l'isola ho pensato, possiamo continuare a giocare. Niente potrebbe rendermi più felice. Ripensate ai vecchi tempi. Che stessimo vincendo, oppure che stessimo perdendo. Per noi era comunque divertente. È proprio vero. Sì, giusto. Me lo ricordo. E adesso abbiamo l'opportunità di giocare contro una squadra fantastica in uno stadio fantastico. Possiamo divertirci un sacco, quindi perché vi vedo con tutti quei musi lunghi? Sonny ha ragione, ragazzi. Se nel secondo tempo l'avversario dovesse attaccarci di più, allora noi dovremo solamente impegnarci di più e dare tutti noi stessi. Avanti, ragazzi, andiamo! Facciamolo! Sono pronta! Sì, anch'io! Continuiamo a giocare! Sonny! Tu hai ragione, sai... Hai proprio ragione, lo sai. Continueremo a lottare, non ci arrenderemo. Sì, da adesso comincia la nostra vera partita. Sì! Sei un testardo. Bene, credo che il momento sia arrivato. Cosa? Ma era un pupazzo. Con permesso? Ora che il primo tempo è concluso, immagino che siate riusciti a familiarizzare con le abilità e le tecniche dei vostri avversari. È il momento di usare la nostra carta vincente, conosciuta anche come i misteri di Mr. E. Cosa? Inazuma Eleven! Comincia il secondo tempo! La Raymond sarà in grado di rimontare? Siete pronti, ragazzi? Sì! Tu piccolo! La luce di quel ragazzo, Sonny Bright, è tanto forte da accecarti. Tu sei la luce che può cambiarmi! Non farmi ridere! Tutto questo è ridicolo! Che cosa? Basile, prendi! Bene, cominciamo. Mentre la partita prosegue, lasciate che vi spieghi il piano e i misteri di Mr. He. Non credo che possa servirci comunque. Cominciamo dal primo mistero, ovvero il magnetismo. Bene. Ah, si comincia. Elliot! Amber si lancia di nuovo all'attacco. Andiamo. Sì. Attenzione! Amber viene marcato da 3 giocatori della Raymond! Così sei stato circondato, eh? Non importa in quanti siete! Le nullità non possono fermarmi! Pazzesco! Si muovono come se conoscessero le mosse di Amber! Che cosa? Come fanno? Sono soltanto in 3! Fantastico! Ci dica tutto di questa strategia! Ho analizzato tutte le finte fatte finora da Elliot Amber. I 3 che lo stanno marcando sono posizionati in modo da bloccare le sue vie di fuga. Ed ecco dunque il primo mistero. Una personalità magnetica non è sempre positiva. Attenzione a ciò che si attira. Ah, adesso ho capito. Ma perché ha aspettato fino alla partita per parlarcene? Incredibile! Ci siamo solamente posizionati in modo diverso e abbiamo preso la palla d'Amber. E la stella abbia dato alla Raymond la possibilità di rimontare? Basile! Tornado di fuoco! Parata veloce! Gol! La Raymond segna la sua prima rete! Evviva! È così! Elliot, non perdere il controllo. Abbiamo ancora 2 punti di vantaggio. Non mi interessa! Amber parte all'attacco! La Raymond lo pressa! Sapevo saresti arrivato. Ma Amber è troppo veloce con i suoi avversari! La Raymond fa una marcatura asfissiante! Riuscirà a difendere il pallone! Elliot! Passa qua! Ottima mossa di Kiro! Sono riusciti a liberarsi dal pressing! Il
suo posizionamento è stata una tua idea, vero? Il calcio non è uno sport individuale. Ormai dovresti averlo capito. Sì, certo. Ma per un momento lo avevo dimenticato. Ember è riuscito a liberarsi dal magnetismo velocemente. Allora è il momento di continuare con il piano. Il secondo mistero è la naturalezza. E di cosa si tratta? Attivate il secondo mistero, la naturalezza. Che cosa? Adriano, tu hai capito? Io no. Eccomi finalmente al mio turno! Trevor, che stai facendo? Un difensore non dovrebbe avanzare così! Lasciate che vi mostri qual è la mia vera personalità! D'accordo! Cosa? Allora il mister stava parlando di te! Trevor non è solamente un difensore! Adesso è diventato un libero! Un libero, dici? Esatto! Trevor ci ha mostrato, grazie alla naturalezza, il suo lato da libero! Ma che cos'è? Un libero, esattamente. Beh, per noi una persona libera può fare ciò che vuole. Ma nel calcio è un difensore che ha più libertà degli altri e aiuta nelle azioni offensive. Oh, essere un libero richiede molte energie per correre in campo, non è vero? Scusate se ve l'ho tenuto nascosto, ma ultimamente... Trevor, tu no, presto. Sono allenato libertà. Con il mister. Ho preparato delle sessioni di allenamento su misura apposta per te. Ah, ma davvero? Già, ammetto che è stata dura. Ma perché ce l'hai tenuto segreto? Basile! Sto arrivando! Trevor, prendi! Forza, andiamo! Non passerai! Electro dribbling! L'ha superato! Hook si è rivelato essere un ottimo libero! È riuscito ad arrivare fin qui. Possiamo arrivare dove vogliamo, se ce la mettiamo tutta! E così ce l'hai fatta, libero! Forza ragazzi, andiamo! Adesso sono tutti pieni di energie! Secondo mistero! Essere qualcuno che non siamo è faticoso, ma la naturalezza ti rende gioioso! Ma certo, è proprio così! Mi sembra che lei lo abbia convinto! Non te lo permetterà! Darti la testa! Prendi! Accidenti! Oh! Un pallonetto! È entrata! La Raymond riesce ad accorciare le distanze! E vai! Bravissimi! E adesso il terzo e ultimo mistero, ovvero la fiducia! Prossima strategia! Andiamo! Che hanno in mente? Seguendo quello che ci ha detto il mister, dobbiamo solo continuare a passarci la palla. Ma questa è... Incredibile, sta dando indicazioni a tutti nello stesso momento. Ecco la nostra nuova tecnica, passaggi ingannatori. Oh, la stella gioca troppo bassa e lascia libera la zona centrale. Che cosa? Vai, Sonny! Passando la palla in cerchio sono riusciti a controllare il nostro posizionamento. Si può sapere chi è questo mister? Ha perfino controllato la disposizione degli avversari, wow! Ed ecco il terzo mistero. La fiducia negli altri è la cosa più importante per riuscire a creare un'azione abbagliante. Allora, che ve ne pare? Spero che questi appunti ti tornino utili. Finora abbiamo lasciato agire mister indisturbato per studiarne le abilità. Esattamente. Ma è ora di contrattaccare. Non avrei voluto arrivare fino a questo punto! Che cosa fanno? Zona perfetta! Ottimi schemi difensivi! La Raymond non riesce a trovare il modo di attaccare! La zona perfetta è una tecnica difensiva. È stata ideata sulla base dei dati che siamo riusciti a raccogliere sui giocatori della Raymond. La partita è tornata di nuovo sotto il loro controllo. Ma Raymond è nei guai! Di questo passo non riusciranno a vincere e dovranno fermarsi qui! Che ne dici, Bright? Ora hai capito? Hai perso la speranza! Ma perché non ti vuoi arrendere? Siamo arrivati qui!
ti dimostrerò che noi ce la faremo. Sono pazza io d'amore, amore per te. Sono qui da sola e sempre ti aspetterò. Proprio come questa pioggia triste sarò. Qui nella tristezza io scomparirò. Quanto amore io ho, anche se non voglio dirle io le dirò. Queste mie parole trattenerle non so. Tu non sai che invidia, no tu non lo sai. Per tutte le ragazze che ti adorano e invece io sono timida. Ragazza timida, non piangere. Sono pazza io d'amore, amore per te. No, non posso dirti quanto amore io. Se non voglio dirle io le dirò. Queste mie parole trattenerle non so. So. La stella continua il suo assalto, ma saremo noi a vincere e ad accedere alle nazionali. Inazuma Eleven Ares. Prossima puntata, la tempesta perfetta. La frase del giorno di Inazuma Eleven. Possiamo arrivare dove vogliamo, se ce la mettiamo tutta. È tutto!